Mi ero ritrovato davanti a uno stranissimo fiume nel mezzo della foresta. Mentre andavo per la mia strada incontrai uno strano uomo che mi raccontò che dopo il ponte c'era una cosa molto pericolosa. Io non ci credetti e quindi andai a controllare. Ma non mi potevo neanche immaginare che entità si nascondeva per le rive del fiume. Ragazzi, guardate dove siamo, in questa foresta o questo fiume, qualsiasi cosa sia. Porca miseria, dove cavolo siamo finiti questa volta? In mezzo alla pioggia. Oh, ma chi è quell'uomo? Salve, buon uomo. Tutto a posto? Ehi, tu. Oh, porca miseria, non eri così prima. Che cosa fai qui? Tutto da solo, ragazzo. Hai perso qualcosa? Sto andando a casa. Vivi dopo il ponte? Ah, che brutta sfortuna. La strada principale è bloccata. Ok. Senti, devo andare a fare delle cose, però non sarò per tanto tempo. Aspettami dentro la mia casa e asciugati un po'. Quando ritornerò ti potrò mostrare la via, ok? Va bene? Va bene? Bravo ragazzo, ora vai. Solo non andare attraverso il ponte, va bene? Non è salvo. Ok, dove cavolo è sparito? Già, appena ha sparato, già se n'è andato via. In 2 secondi è sparito questo qua. Comunque, ci ha dato di andare nella sua casa. Questa mi sa che è la sua casa, probabilmente. Una bella casetta, un po' piccolina, devo dire. Però è quello che serve, un letto e... Leggiamo qua. Non guardare per troppo a lungo. Non avvicinarti troppo. Non metterti mai di schiena da lei. Ma da lei chi? Che comunque ci ha detto di rimanere qui dentro. Che cosa è stato? Si è aperta la via! Si è aperta la via del ponte! Ok, lo so che ci ha detto di non andare, ma la curiosità, ragazzi, è troppa! Io vorrei non andare e continuare a stare qui dentro. Però la curiosità è troppa e non ce la faccio. Devo per forza andare. Quindi qua c'è una candela. Possiamo prendere? Non la possiamo prendere. Andiamo, ragazzi. Non posso rimanere qua solo a guardare. Voglio scoprire di più. Voglio scoprire di più. Andiamo a vedere che cosa c'è di qua. Vediamo un altro cartello. Vediamo se è tutto iniziato qua. Deve finire qua. Ok, che cos'è che deve finire qua? È iniziato qua? Qui c'è un ponte. Ci possiamo buttare dal ponte? Che cosa succede se buttiamo dal ponte? Morte. È quello che cerco? Porca miseria, che cosa siamo? Depressi. Ok, allora dobbiamo riniziare da capo. Vediamo, dobbiamo ritornare da questo uomo qui che ci parlerà. Ok, ora possiamo cambiare. O sto andando a casa, oppure sono annoiato. Diciamo che siamo annoiato. Ah, questi ragazzi, non attraversare il fiume. Questo è tutto quello che ti posso dire. Non è salvo. Non è sicuro che non è salvo. Che cosa sto dicendo, ragazzi? Va bene, non è sicuro. Però tanto il ponte cadrà e noi potremo andare, vero? Guarda. Oh. Porca miseria, come si muove questo ponte! Ragazzi, ma che problemi c'ha questo ponte? Porca miseria. Ci credo che non rimane, già è impossessato questo ponte. Guardate come si muove. Quando cavolo cade sto ponte? Ok, è caduto. La scorsa volta siamo buttati in acqua. Stavolta non ci buttiamo mica in acqua perché non è sicuro, a quanto pare. Siamo morti malamente. Ok. Qui c'è un altro cartello, leggiamolo. Che cosa ci dice? Dicono che si sia annegata da sola. Ok, chi è che si è annegata da sola? Porca miseria, ragazzi, che cavolo è successo in questo posto? Perché è tutto così? Oh, porca miseria, che cosa sono questi suoni? Oh no, non mi piace. Anche ora continua a piangere per il suo bambino perduto. Oh, porca miseria, che sta piangendo? Oh, porca miseria, che cos'è quella roba? Oh, porca miseria, chi sei? Oh, tutto a posto, signora! Mi scusi? Mio bambino? No, non sono il tuo bambino. Sei tu il mio bambino? Non sono il tuo bambino. Oh, no, 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 però... Non... Dov'è il mio bambino? Non lo so. Oh, oh no! Tu sei proprio come il mio bambino. Oh no, non sono come il tuo... Vieni da me, bambino mio. Allontanati! Oh porca... No, non è troppo veloce! È troppo veloce, troppo veloce, troppo veloce, ragazzi, non ce la faremo mai! Non ce la facciamo... Anche tu.
Verrai soffocato. Perché scappare? Oh no! Oh porca miseria! Oh porca miseria! Morte, questa non è la fine, va bene. Ok, ma siamo caduti. Quindi, ah, ma qua c'è una tomba. Dicono che il suicidio sia un peccato. È vero, è un peccato, ragazzi, non suicidatevi mai. Se avete qualche problema, parlatene con qualcuno. Ma comunque, che cavolo è appena successo? Ma c'è un'altra tomba lì. Dopo la leggeremo. Ok, ragazzi, ma che cavolo era quella signora lì? Porca miseria. Dobbiamo scoprire di più, dobbiamo vedere cosa succede se cambiamo risposta. Dai, e cade una volta per tutte, ponte. Ok, riandiamo di qua. Vediamo che altri misteri ci nasconde. Proviamo a scegliere l'altra risposta ora e vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Proviamo a rispondere con l'altra risposta, vediamo. La risento di nuovo piangere. La sento di nuovo piangere, ragazzi. Proviamo a parlare con lei. Possiamo andare nella foresta? No, non possiamo. Oh, porca miseria. Ok, ora non ho più paura di te. Tutto a posto, signora? Io mi ricordo di te. Non parliamo. Oppure diciamo che non siamo suo bambino. Non parliamo, dai. Tu sei il mio bambino? No. Non sono il tuo bambino. Dov'è il mio bambino? Molto lontano, diciamo stavolta. Vediamo cosa c'è da dire. Sei sicuro? Sì. Oh no. Va bene. No. Io mi fido di te. Oppure... Ci abbiamo fatta. Non è qui! Oh no! Mi hai mentito, mi hai mentito, porca miseria! Mi ha detto che gli ho mentito. Ok, allora ritorniamo. Oh no, ma c'è l'uomo morto! Che cosa ti è successo, amico mio? È morto? E questo l'ho capito. Non ho capito, è una poesia, non ho capito che cosa vuol dire. Vabbè, non ci importa. Ah, c'era scritto di mai girarsi, di non dargli le spalle. Ok, allora non gli darò più le spalle e la continuerò a guardare. La prossima volta che corre verso di me, io non gli darò più le spalle e correrò così. Ancora che la sento, porca miseria, ragazzi, che brutti suoni che fa. Ok, andiamo senza problemi. Ok, ora so come affrontarti. Ok. Sei tornato. Ma quindi si ricorda di me. Diciamo stavolta che non siamo il suo bambino. Dov'è il mio bambino? Non lo so. Va bene però. Tu sei proprio come lui, va bene? Non ricordo. Ok, non diamogli le spalle. Non diamogli le spalle. Non mi può fare niente. Ok. Allora non mi può fare niente se... Ok, però devo solo ricordarmi la strada perché mi stavo bloccando. Mi stavo bloccando e non mi ricordavo la strada. Era questo il problema. Ok, allora possiamo scappare in qualche maniera. Se non gli diamo le spalle possiamo scappare. Ok, allora riproviamo di nuovo. Ho una buona idea, ragazzi. Magari se la continuo a guardare, che cosa succede? Ancora te qua? Ok. Mio bambino, non sono il tuo bambino? Puoi essere il mio bambino? Oh, porca miseria, ora le domande sono diventate più strane. Diciamole di sì. Magari ci lascerà in pace. Oh, porca miseria, che cos'era quel sorriso? Sì, grazie. Oh no. Però stai... Lo farò tutte le volte di cui abbiamo bisogno. Che cosa? Vedi? Se la guardo non mi può fare niente. Posso rimanere bloccata. Posso rimanere bloccata. Se mi giro invece? Guarda, se vado piano, non può arrivare. Se vado piano. Esatto, perché c'è scritto che non potevamo correre. Quindi se andiamo piano, lei non può arrivare. Vedete come può andare. Se andiamo piano piano, lei non può farci niente.
Lo vedo nei tuoi occhi. Oh no. Oh porca miseria! Mi dispiace. Mi dispiace. Ma non funziona mai. Ma non funziona mai. Cosa cavolo dobbiamo fare? Che cosa cavolo dobbiamo fare? Tutto quello che faccio è sbagliato. Ci ho pure provato ad andare piano piano. Proviamo a rileggere quel cartello. Magari c'è qualcosa che ci siamo persi. Vediamo che cosa possiamo fare. Non posso neanche guardarla per troppo tempo perché poi i suoi occhi. Ok, poi mi capisce. Quindi ho una possibile idea. Potremmo fare così. Potremmo andare così o non lo so come potremmo fare perché è troppo difficile. Non possiamo neanche guardarla. Posso andare così però. Potrei andare così perché non la guardo neanche. Ok, sì, questa è una buona idea. Questa è una buona idea, ragazzi. Proviamoci. Proviamoci, ok, però stai calma. Stai calma. Ok. Perché mi hai rifiutata? Perché non sono il tuo bambino? No, stavolta no. Stavolta no. Ti prego. No. Se sto così in teoria. Ce la posso fare. Se sto così ce la posso fare, ragazzi. È un'ideona. Siamo dei ge. Oh no. Dove cavolo? È lì. È lì. Posso farcela, ragazzi. Posso farcela. Andiamo più piano. Posso farcela, ragazzi. Posso farcela. Sono un genio. Sono un genio. Ragazzi, sono un genio. Guardatela dove è rimasta. Sono un genio, ragazzi. Sono un genio, porca miseria. Ok. Ok. Andiamo più veloce. Siamo sul ponte. Siamo sul ponte, siamo sul ponte. Tu non sei il mio bambino? No? Che cosa stai per fare? Sei sicuro? Sì? Oh, porca miseria! Mi lascerai essere tua mamma? No. Oh no! Non mi sa odorare così. Sì, verrai a morire con me. Oh no! Non è funzionato neanche così. Dobbiamo fare l'altra risposta allora, magari. L'altra risposta magari funziona. Comunque abbiamo trovato la metodologia per poterla scappare. Siamo dei geni. Ma la porta è chiusa ora. E non c'è neanche più il coso. Che cosa è successo? È cambiato tutto. Ma non eri morto 2 secondi fa? Cosa ci fai qua, signore? Non eri morto 2 secondi fa? All'alba lavoro il campo. Al pomeriggio taglio le piante e le erbacce. E alla mezzanotte mi preparo per fare tutto di nuovo. Ok. Sempre la stessa cosa. Mezzanotte. Oh porca miseria. Mezzanotte, se ho. Che cosa dobbiamo fare? Andiamo dalla signora. Oh no, sento dei brutti rumori. Ma non sento più il suo pianto. Oh porca miseria, non mi sta piacendo. Dov'è? Dov'è la signora? Non c'è. Non c'è. Che cosa c'è qua? Non lasciarti andare. Oh porca! Continui ad insistere a rifiutarmi. Voglio andare a casa. Oh! E allora perché hai scelto di stare con me prima? Ho cambiato, non voglio più. Allora puoi cambiare di nuovo. No? Tutta po. Potresti stare con me. No? E poi saremo finalmente felici, bambino mio. Non sono tuo figlio. Oh, porca miseria, calmati. Questa è la tua ultima chance. Vieni, bambino mio. No, non vengo. No. Ho detto di no. Guardiamo per terra. Neanche ti guardo. Vieni da me, per favore. Sul cartello c'è scritto di non andare. Quindi non andiamo. Non ti guardo neanche negli occhi perché mi dicono di non guardarti. Non corro neanche. Non ti do lo schiena perché sennò mi ammazzi. No, ti ho detto di no. Non rimentarò tuo figlio. Tuo figlio è morto da tanto tempo. E io non sarò più tuo figlio.
Quindi hai fatto la tua scelta. Ok. Mi hai fatto male, bambino. Che cosa? Ritorna dove tutto è iniziato? Va bene, ritorniamo lì. Porca miseria, che cosa è successo? Che cosa cavolo è appena successo? Andiamo comunque, ragazzi, non ci facciamo domande, andiamo. Andiamo all'inizio, vediamo cosa cavolo sta succedendo qui. Questo posto è tutto strano, non so neanche come sia finito qui dentro. Io volevo solo la tua compagnia. Così Che cosa? sola. Che Che cosa vuoi fare? No, non lo fare! Oh, porca miseria. Dopo sono corso. Ho corso così tanto che non potevo più stare. Mi facevano così male i piedi e il petto. Però non riuscivo a pensare al pensiero di stare ancora con lei. Quindi me ne sono andato via. Con i miei occhi guardando per terra. Cercando di non cadere. O di non inciampare. Prima che lo sapessi, mi ero perso nella foresta. Prima che ne potessi sapere. Stavo venendo stalkerato da leprechauns, che cosa sono? E creature molto più... Porca miseria, che creature! Quando sarai più grande te lo dirò. Per ora è troppo tardi. Ricordati, non andare mai nella foresta. Ci sono cose molto peggiori di apparizioni lì fuori. Quindi eravamo un bambino che gli stavano dicendo una storia. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Scusate, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i miei video. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao, ciao.